Raffi e benvenuti in questo nuovo fantastico Richard HTT. Ma tu non sei Richard HTT, ma che cosa vuoi? Fanno cose. Oggi andremo a fare delle cose davvero molto belle. Esatto, questa volta delle cose interessanti, non come tutte le altre challenge e tutti gli altri video. No, e non che ci vi hanno sperate. Annoiato e vi hanno non annoiato ci sperate a morte. Affatto. Oggi andremo a fare una sfida contro noi stessi. Una sfida ecco. Personale. Che hanno già fatto molti altri, oltre altre persone su. Interrotto. Che hanno fatto molte altre persone prima di noi. Qui su YouTube come si chiama? La 10 minuti, 1 minuto, 10 secondi. Non si chiama così, ma facciamo finta che si chiami così. 10, 1 e 10 fa 10.101. La 10.101 challenge. Benvenuti nel Richard HTT e Frafrog, dove non si studia la matematica. Ma non è matematica. Prendi i numeri e li metti soltanto uno dopo l'altro, viene 10.101. Non è così che funziona la matematica. Quindi la prima cosa da fare, che non è parte della sfida, ma non l'abbiamo ancora fatto, è dividere il foglio. E per farlo Riccardo ha procurato uno strumento. Uno specchio, sì. Guardate voi stessi. Costa 1,90€ questo specchio. È vero, quindi dividiamo il foglio in tre parti. Wildcats everywhere. Oh, cosa? Che cosa? Io volevo dirti di prendere il tuo telefono e mettere il timer, visto che il mio ha la funzione lì. Quindi la sfida sarà disegnare il nostro alias, nel mio caso appunto Richard HTT. Nel mio video poi sarà il mio. Esatto. Ma cosa? Io disegnerò me stesso e Riccardo disegnerà esatto. Se stesso. Quindi senza nessuno di noi 3, 2, 10, 9, 5, 4, ma ti da qui altrimenti non vale. 3, 2, 1, vai! E parte signori con un grandissimo vantaggio, scatta in avanti Francesca con il suo disegno da 10 minuti. Passano già 8 secondi, 10 secondi meno alla fine della sfida, che si preannuncia essere molto eccitante, affiatante, mozzafiatante, straordinaria. E parte così con il primo bozzetto. Il bozzetto del viso, un orribile viso. È proprio il suo viso. Guarda, già mi hai fatto sbagliare. Meno sì, male che qui per totale casualità c'era una gomma. Voglio vedere, sono già passati 30 secondi. Quando fare quello da un minuto e da 10 secondi, come sta andando? Ah, benissimo. Un minuto passa, no, ancora 9 già. Minuti. Come velocissimo, mancano 9 minuti. Ho capito, ma uno. Poi sono tutta torta. Non mi piace. Torta. Come storta, ma detto come lo direbbe mia madre, tipo. Salutiamo la madre di Francesca che è tutta evidentemente torta. Perché mi hai rubato i denti? Non li fai così tu. Guarda, mi hai fatto sbagliare! Ma shut the fuck up! Secondo me, e lo dico senza neanche non avere... ce ne frega niente! Niente! Francesca, guardati! Guardati! Aspetta, ma stava registrando? Allora... Francesca! Oh, allora Dio vai! Mio. Allora. Beh, possiamo riprendere. 5 minuti, sono passati 5 minuti, solo 5 vedrai delle panatine, ti innamorerai. Quindi, sono passati 5 minuti e Francesca ha praticamente finito il disegno, perché è un disegno... Non è che sta facendo la Gioconda in 10 minuti, ovviamente. Ho 10 minuti, voglio usarli, Riccardo! Non hai 10 minuti, ne hai 4 ore. Oh, mancano un minuto! 17, 14, 23, dai, 95, Rick. 54, 18, ho bisogno di 17, sapere quanto manca! 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 5, 4, dai, 7, Rick. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! No, no! No, dai, no, no, 0, 0, vai. 0, no, Ricca, no, 5 no, secondi no, ne ho persi perché no, si era stoppato no, quello, no, dai! Non puoi, non puoi, dai, non puoi! E ora andiamo a un minuto. Francesca pensava fosse un'ora, 10 minuti e un minuto. Beh, in un'ora, sai che bello. Wow, no, secondo me veniva uguale, identico qui, solo che dopo 10 minuti te ne andavi a prendere un caffè. Allora, quindi, iniziamo tra 10, 9, 8, 7, 6, via! Ho sbagliato tutto. Ma mi tocca farlo in quell'altro verso. Cosa? E io ho fatto gli occhi storti. Oddio, non so come si fa a disegnarla nell'altro verso. 20 Posso rifarlo? Secondi, 20 secondi. No, no. 20 come secondi. Fa il ciuffo? Vabbè. Oddio, sono già 30 secondi. Ma sì, che stai a di? 32. Oh mio Dio, che ansia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Cos'è?
cosa mai fatto? Io? Tu, mai distratto? Ma che ti ho distratto? Mi sarebbe venuto Hai benissimo. Hai fatto tutto da sola. No, Ricca, questo qui sembra quello fatto in 10 secondi. Ora vediamo qual è quello di 10 secondi. Ceo. Iniziamo con quella più importante, la sfida più assoluta, che determinerà appunto se sei bravissima a disegnare oppure se sei mediocre, come tutti noi pensiamo, sì. Insomma. Iniziamo tra 10, 9, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basta, 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 non puoi, Francesca, ma che sfida è se poi ci metti il tempo che te pare, mamma mia, aspetta, sì, che cosa? Aspetta, c'è un problema, sì, guarda, lo vedi che non sta registrando, cosa non sta registrando, guarda, non puoi, ecco qui, la 10-1-10 di Francesca. 10-1-10-1-1-10. Dai, però quella 10 minuti ti è venuto bene. Oh, almeno questo, su. Fammelo vedere. Ah, al contrario, in effetti è carino. Va bene, ragazzi, quindi grazie mille per aver visto questo video. Io vi ricordo che se perché... Francesca, che vuoi fare col verde? Vai, lasciami fare, uffa. No, no, vai, dai, su. Ma è un secondo. No, e beh, è 10 minuti e un secondo? No. Ma no, ma tu mi hai fatto perdere tempo. Sì, io, ora sono io quello che l'ho fatto perdere tempo. Ho velocizzato il tempo. Va bene, allora basta. Allora, bene, non sarò così gentile con te. Ma chi te l'ha detto che devi essere no, più gentile? Ma infatti non lo sarò, non ti preoccupare. Quindi ragazzi, grazie mille innanzitutto per aver visto questo video. Io ci tenevo a ricordarvi che se volete anche voi fare questa sfida e poi pubblicare i vostri disegni su Instagram, noi saremmo molto felici di vedere quali sono invece i vostri risultati dei vostri disegni in 10 minuti, 1 minuto, 10 secondi. E potete vedere questo risultato sull'Instagram di Francesca Fraffro. Quindi se pubblicate le vostre opere su Instagram non dimenticate di taggarci, così possiamo vederle anche noi. Ci tenevamo inoltre a ringraziare tantissimo TT per queste bellissime magliette. La mia è di Princess Mononoke, quella di Riccardo è 42, guida galassica. Galassica! Guida galassica! Vabbè, mi si è fuso il cervello, vabbè, ragazzi. Guida galassica per autotoppippi. E non dimenticate che se volete vedere invece la sfida di Riccardo, dove invece lui prova a fare questa cosa, ma facendola molto peggio di come l'ho fatta io, partiamo dal presupposto perché non l'abbiamo ancora registrata, cliccate sulla faccia di Riccardo, no, accanto a Riccardo, da qualche parte in questa zona del video. Tanto ora Francesca farà ostruzionismo in tutti i modi. Per farmi fare un disegno peggiore del suo. Che cosa vuoi? Grazie mille per aver visto questo video. Noi vi mandiamo un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao! Ciao! Mi sono dato un pugno.